Ciao, sono Zane di Turbolab.it. Nei miei video precedenti vi ho segnalato le migliori criptovalute sulle quali investire per guadagnare nel 2018 e 2019. Nel video odierno invece vorrei raccontarvi quali sono le monete sulle quali personalmente ho scelto di non scommettere e non investire perché secondo me non sono progetti validi. Per ogni valuta che citerò vi racconterò i motivi per cui ho raggiunto questa decisione e tutto quello che dovete sapere se, in caso, deciderete invece di fare diversamente e di scommettere su questi progetti. Seguimi! Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto, potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su Turbolab.it, con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Prima di cominciare, ci tengo a puntualizzare che questa è una mia personalissima opinione. Sappiate che non escludo nel modo più assoluto che le valute che citerò fra poco non crescano effettivamente di valore nel corso di tutto l'anno a venire. Allora vi chiederete perché ho deciso di non scommetterci? Semplicemente perché vi sono attualmente poco più di 1500 criptovalute disponibili. Non le ho ovviamente analizzate tutte, ma ve ne sono molte altre fra quelle che ho studiato che mi convincono nettamente di più di quelle che citerò fra poco. Quindi, dovendo comunque scegliere perché non è possibile investire su tutte, ho fatto una piccola esclusione basandomi su una serie di fondamentali, tecnologie, mercato che cercano di conquistare e via dicendo. Quindi, di nuovo, questa mia personalissima opinione, vi spiego perché, ma dopo dovete valutare con la vostra ricerca e la vostra attenzione quello che personalmente credete possa essere un progetto valido o meno. Prima criptovaluta dalla quale sto a debita distanza è sicuramente Tether. Perché? Che cosa si tratta? La società che produce Tether propone di affrontare un problema che è una delle critiche rivolte maggiormente alle criptovalute, ovvero che non sia sostenuto da nulla, cioè non ci sia un governo o non ci sia null'altro dietro. Io personalmente credo che questa critica sia campata completamente in aria e ignori tutta la catena del valore, come ho descritto nell'altro mio video, ma questo è un altro paio di maniche. Focalizziamoci sulla critica attuale. Quelli di Tether cosa hanno fatto? Hanno emesso una criptovaluta per la quale si impegnano a mettere da parte un dollaro oppure un euro, le criptovalute sono due, per ogni moneta che emettono. Quindi loro emettono un USDT, quindi una moneta Tether, accantonano un dollaro reale, quindi c'è sempre una corrispondenza uno a uno fra le monete in circolazione e i dollari che mettono da parte. Ora, il motivo per la quale personalmente ho deciso di stare alla larga da Tether è che ci sono più o meno 2,5 miliardi di Tether in circolazione in questo momento. Ora, la cifra è elevata in senso relativo alla startup. Il problema è che quelli di Tether non hanno mai dato alcuna prova tangibile che effettivamente abbiano accantonato, facendo seguito alla propria promessa, un dollaro per ogni moneta criptovaluta che hanno emesso sul mercato. Quindi non c'è alcuna prova che ci sia effettivamente un dollaro per ogni USDT in circolazione. È tutta sulla fiducia. Ora, ho fatto guardato un pochino di numeri, un pochino di storico, non è impossibile che loro effettivamente abbiano 2,5 miliardi di dollari accantonati, non è una cifra impossibile, è molto elevata per una startup, soprattutto per una startup nel settore delle criptovalute, ma non è impossibile. Il motivo principale per il quale ho preferito starne alla larga è che in assenza di prove concrete non è possibile sapere con certezza se effettivamente stanno facendo quello che hanno promesso o meno. In caso si dovesse venire a sapere tra un anno, tra sei mesi, che nelle casse non ci sono effettivamente i dollari che hanno promesso, il valore di USDT precipiterebbe lasciandoci con un pugno di mosche. Il rischio è semplicemente troppo alto. Un altro progetto dal quale personalmente mi tengo alla larga è Dogecoin. Che cos'è Dogecoin? È una criptovaluta lanciata nel 2013 da tale Jackson Palmer, che l'ha messa sul mercato un pochino come scherzo, così per farsi una risata. Sul simbolo infatti c'è un cane di razza Shiba, spero di dirlo correttamente, ed è tutto un grande scherzo.
piccolo problema, gli investitori di criptovalute hanno effettivamente iniziato a minare Dogecoin e a utilizzarlo come moneta per scambiarsi del valore. Quindi hanno cominciato a utilizzare questo scherzo concretamente come moneta di scambio. Si è creata un'enorme community intorno a questo progetto che è di poco inferiore come dimensioni rispetto a quella di Litecoin, perlomeno su Reddit. Quindi comunque ci sono moltissime persone che trattano Dogecoin. Il problema è che se guardiamo il GitHub dove ci sono i sorgenti del progetto, vediamo che sono 2 anni che questa moneta non viene aggiornata, quindi è rimasta moltissimo indietro rispetto a tutti gli altri standard delle criptovalute. Ovviamente se guardiamo i messaggi sul Reddit appunto dedicato a Dogecoin, sono tutti entusiasti, sono tutti carichissimi, gli piace moltissimo questo progetto, però è tutto molto giocoso. Francamente, investire su un progetto che è nato per scherzo, viene portato avanti da una serie in modo molto goliardico, non viene aggiornato nella tecnologia da tanti anni, di nuovo mi sembra un azzardo. Non metto in dubbio che sia un buon progetto, ma per quanto mi riguarda, personalmente dal punto di vista della tecnologia attuale, c'è di molto molto meglio in circolazione. Di nuovo, dovendo scegliere, preferisco investire su qualcosa di tecnologicamente più avanzato e che non è nato come uno scherzo. Veniamo a Bitcoin Cash. Che cos'è Bitcoin Cash? Lo conosciamo un po' tutti, è una delle criptovalute con la capitalizzazione maggiore, è nato come fork da Bitcoin durante il 2017. È nato perché una serie di un piccolo gruppetto di sostenitori di Bitcoin voleva apportare delle modifiche per migliorarlo come denaro digitale, perché Bitcoin all'epoca era molto lento, aveva alcuni problemi anche di scalabilità come numero di transazioni al secondo, e in questo momento quelli di Bitcoin Cash hanno detto: bene, lanciamo un fork con tutte le nostre modifiche. Quelli invece, c'è stato un gruppetto che ha fatto resistenza, non ha voluto questo tipo di modifica all'interno del Bitcoin regolare, ed ecco che è nato così Bitcoin Cash. Il motivo del contendere principale tra Bitcoin Cash e Bitcoin è che quelli di Bitcoin, i sostenitori del Bitcoin originale, sostengono che Bitcoin Cash abbia copiato il nome. Infatti non ci sarebbe stato niente di male, sostengono quelli di Bitcoin, a fare un nuovo progetto, ma avrebbero dovuto utilizzare un altro nome e non utilizzare Bitcoin nel proprio logo, semplicemente perché dicono fanno molta confusione e giocano su questa confusione. Infatti se guardiamo ad esempio a Coinbase, l'interesse che ci coglie che ci sia un Bitcoin a 10.000, 15.000, 20.000 dollari al pezzo contro un Bitcoin Cash che invece costa circa 1.000 dollari, quello che è, 1.000, 1.500, 1.200, quello che è, chi non è un esperto arriva su Coinbase e dice: oh, che bello, c'è un Bitcoin che costa meno dell'altro, quale andrò a comprare? Ovviamente quello che costa meno dell'altro. In coda a questo ci sono una serie di altre motivazioni, una serie di altri ambiti nel quale i ragazzi di Bitcoin Cash stanno palesemente giocando su questa confusione. Allora, ad esempio, il loro Reddit di Bitcoin Cash si chiama /BTC, BTC è il simbolo di Bitcoin regolare, mentre quello di Bitcoin Cash è BCH, quindi stanno giocando anche lì sulla confusione. Il sito bitcoin.com è portato avanti da Roger Ver, che è uno dei più grandi investitori e sostenitori di Bitcoin Cash, e di nuovo è praticamente tutto orientato su Bitcoin Cash, quindi stanno giocando molto sulla confusione. Di nuovo il Twitter di Bitcoin, @Bitcoin, è invece portato avanti dai responsabili di Bitcoin Cash, quindi di nuovo stanno facendo una moltissima confusione appunto per seguire l'onda del Bitcoin regolare e di navigarci sopra. Di nuovo Roger Ver, abbiamo detto, uno dei più grandi portavoce del progetto, carichissimo, va spesso in televisione e dice che il Bitcoin regolare, lo chiama Bitcoin Core per sminuirne l'importanza, ha i mesi contati, perché presto Bitcoin Cash, secondo lui, lo supererà e si chiamerà solo Bitcoin, quindi perderà il cash perché il vecchio Bitcoin uscirà di scena. Francamente non lo vedo come un'opzione e una strategia fattibile. Infatti Bitcoin, quello normale, Bitcoin Core, come dice appunto Roger Ver, Bitcoin Core sta crescendo, sta implementando una serie di migliorie tecnologiche che sono appunto Segwit e la rete Lightning, appunto per affrontare
in modo tecnologicamente più avanzato tutti i problemi di scalabilità e di velocità dei costi delle transazioni, quindi sta a propria volta migliorando. Mi aspetto che nel breve periodo Bitcoin superi Bitcoin Cash come tecnologia, al che arriviamo al motivo per cui io non investo. Una volta che Bitcoin Cash avrà perso questa superiorità tecnologica che è stata raggiunta con delle scorciatoie, dicono gli esperti, non rimarrà nient'altro se non il nome fuorviante. Però alla fine la moneta diventerà inferiore rispetto al Bitcoin Core regolare e quindi ci ritroveremo con qualcosa che non ha motivo di esistere se non la confusione che si gioca sul nome. No grazie, ne sto alla larga. Bitcoin Cash, al di là delle critiche che ho appena rivolto, è stato comunque un enorme successo di pubblico. È una moneta che in questo momento sta andando comunque per i fatti suoi come valutazioni e come crescita. In coda a questo successo sono nati una serie di Bitcoin qualsiasi altra cosa dopo come suffisso, quindi ad esempio Bitcoin Gold, Bitcoin United, Bitcoin Plus, Bitcoin Diamond. Ce n'è stata anche una bellissima una truffa chiamata Bitcoin Platinum, portata avanti da un ragazzo singolo in Corea, che è stata una truffa, ha avuto tantissima stampa, ma poi si è risolta con nulla di fatto, perché non c'era nulla dietro se non appunto una sorta di operazione truffaldina. Perché ne sto alla larga? Perché di nuovo non vedo alcun miglioramento tecnologico, alcun veramente problema affrontato in modo efficace da tutti questi fork. Stanno semplicemente cercando di fare quello che ha fatto Bitcoin Cash, ovvero mettersi Bitcoin nel nome, un suffisso figo tipo Platinum Plus e tutte queste altre belle cose dopo, per cercare di invogliare appunto gli investitori meno esperti. Però di nuovo non vedo alcuna proposizione veramente interessante e niente che veramente li distingua e li renda migliori del Bitcoin regolare. Perché sono stati fatti, francamente sento puzza di una grandissima operazione finanziaria per mettersi in tasca qualche soldo. Non è detto di nuovo che non crescano, non riescono ad andare anche loro per i fatti propri, ma in questa situazione di incertezza, francamente di nuovo preferisco dire no grazie, ne sto alla larga e vado eventualmente ad investire su qualcos'altro con dei fondamentali più solidi. Vengo a criticare finalmente anche Ripple e vi racconto il motivo per il quale personalmente non ci ho investito nemmeno un euro. Ora mi dite: bravo furbacchione, per non usare un termine più volgare, Ripple è cresciuto del 350.000%, quindi investendo 1.000 euro ad inizio 2017 se ne portavano a casa 350.000. Già con questa premessa francamente mi viene un po' un nodo in gola a dire perché non vi ho mai investito. Il motivo principale è che Ripple è intanto un'azienda, detengono il 50% delle monete a casa loro, non le hanno rilasciate sul mercato, quindi solo il 50% del valore totale è in circolazione. Ora, già personalmente mi dà un po' fastidio andare ad investire su un progetto nel quale almeno il 50% del valore è in cassa a una società privata. Questo è un pochino contro a tutto quello che è la proposizione commerciale di liberalizzare il denaro che hanno le criptovalute. Ma lasciamo perdere la filosofia, tutte queste cose qua che non ci interessano. Focalizziamoci su qual è il business principale di Ripple. Loro non nascondono che il loro scopo ultimo è vendere i servizi della piattaforma Ripple alle banche, di modo che possano avere dei trasferimenti fra istituti bancari diversi, anche internazionali, molto più veloci, molto più economici. Quindi sostanzialmente loro si rivolgono alle banche. Il fatto che il 50% delle monete di Ripple sia attualmente sul mercato è semplicemente perché così possono cominciare a dare un valore, anche un valore importante, alle monete che si muovono nelle compravendite di tutti i giorni tramite noi utenti privati. Però lo scopo rimane comunque vendere la tecnologia alle banche. Ora, sto lontano da Ripple e non ci investo proprio perché, per quanto mi riguarda, non è sperabile in nessun contesto che le banche lascino un potere così grande quanto è la distribuzione di valore, lo spostamento di valore tra banche diverse in mano a una singola società privata. Ora, le banche sono ovviamente una delle istituzioni più forti, più potenti al mondo.
Cedere il controllo dei loro scambi di denaro ad una società privata significa rinunciare a una fortissima, una larghissima fetta di questo potere. Per quanto mi riguarda, non esiste uno scenario in cui le banche effettivamente lo faranno. Quello che mi aspetto è che più ogni banca sviluppi un proprio sistema, che magari potrebbe essere a livello nazionale oppure anche a livello di gruppo bancario, per fare il proprio trasferimento tramite criptovaluta, una criptovaluta propria interna, ed eventualmente ci siano dei sistemi autonomi costruiti in questo modo. Quindi ogni gruppo bancario lavora con la propria criptovaluta all'interno del gruppo, ed eventualmente venga messo in piedi un sistema che consenta di scambiare questo valore con un altro sistema autonomo, quindi un altro gruppo bancario. Se proprio vogliamo fare vogliamo andare là con la fantasia, possiamo pensare eventualmente che ogni nazione possa avere un proprio sistema autonomo, potrebbe darsi, ma non è pensabile che comunque in futuro ci sia un'unica infrastruttura in mano comunque a una società privata che appunto controlli tutto questo scenario. Non lo vedo come una possibilità. Eventualmente potrebbe darsi che le banche si inceppino sul sistema di comunicazione fra i vari gruppi, ma anche in questo caso quello che eventualmente potrebbe verificarsi è che fondino una sorta di società interna dedicata allo sviluppo di un sistema condiviso al quale presiedono appunto tutti i rappresentanti delle varie banche coinvolte. Ma non credo di nuovo che accettino di avere una tecnologia controllata da Ripple in caso da qualsiasi altra società privata. Il potere che dovrebbero lasciare è semplicemente troppo. Forse mi sbaglio, probabile, però francamente in questo scenario, con queste premesse, non vedo uno scenario valido per andare avanti con un investimento in Ripple. È con grande dispiacere che ho scelto di non investire in Basic Attention Token. Su questo progetto ho fatto un video a parte, quindi potete guardare quello per tutti i dettagli. In pratica, nell'altro video avevo detto che Basic Attention Token non è un progetto sul quale ho scelto di investire personalmente, perché in questo momento richiedono l'installazione di un browser web dedicato e specifico che si chiama Brave. Tutta la piattaforma non funziona con Chrome e Firefox, e questo, per quanto mi riguarda, è una limitazione troppo troppo forte. Ora, il progetto di per sé è comunque valido e i nomi coinvolti sono di primo piano e di massima affidabilità, però fino a quando non rimuoveranno la limitazione per la quale l'infrastruttura funziona solamente con Brave, per quanto mi riguarda è un progetto sul quale non investire. Questa è più una classe di criptovalute che non una specifica, però personalmente ho scelto di tenermi alla larga anche da tutte le monete specifiche degli exchange. Guardo in particolare a Binance Coin e KuCoin Shares. Perché questa scelta? Semplicemente perché gli exchange vengono craccati in continuazione. È vero che di solito sono portali minori, non sono colossi come Binance o come il KuCoin, che sta crescendo molto rapidamente. Però, ciononostante, il rischio di andare a investire su una moneta il cui progetto, il cui portale di exchange viene craccato, è troppo alto. Appunto, in caso di una violazione, il valore precipiterebbe immediatamente verso lo zero. E in caso, come mi aspetto che potrebbe essere, questi portali non riuscissero a ricreare la fiducia che avevano con i consumatori, le monete non si rimuoverebbero mai dal valore minimo raggiunto. Quindi, per quanto mi riguarda, di nuovo, sono progetti validi, soprattutto Binance mi piace molto, lo utilizzo quotidianamente per fare le operazioni di trading, di gioco con le criptovalute, però ho scelto di non investire nella loro moneta propria. Fra i commenti ai miei articoli e video precedenti ho ricevuto molte richieste di occuparmi di Tron. Progetto molto interessante, con una roadmap molto lunga, l'ho valutato, mi sembrava piuttosto interessante. Ho però iniziato a fare qualche ricerca oltre al white paper e ho scoperto un paio di cose che proprio non mi sono piaciute su Tron. In particolare c'è stato uno scandalo sulla fine del 2017 e inizio 2018, per il quale sono emerse delle prove schiaccianti che il progetto aveva presentato un white paper in inglese palesemente copiato da altre fonti. Il capo di Tron,
il responsabile del progetto ha detto che semplicemente si è trattato di un problema di traduzione dal cinese e che avrebbero risolto. Però già così non è stata una bellissima figura per quanto riguarda l'affidabilità complessiva di questo di Tron. Secondo punto che mi lascia un pochino perplesso è il fatto che ci sono tantissime monete in circolazione, si parla addirittura di 100 miliardi, quindi 100 miliardi di TRX, la moneta di Tron, quindi una dimensione simile a quella dell'enorme bacino di Ripple. Questo cosa significa? Che perché il valore possa aumentare delle singole monete, i volumi devono essere enormi e il prezzo deve veramente decollare moltissimo. Un altro aspetto che non mi piace. La cosa che in particolare mi ha lasciato perplesso è anche il fatto che in questo momento la piattaforma non è neanche lontanamente finita. C'è una roadmap molto lunga fino al 2023. Fino a quando non saranno completati le prossime fasi di sviluppo, però la moneta Tron TRX non ha alcuna utilità pratica. Ora, io apprezzo moltissimo i progetti che hanno una roadmap a lungo termine, quindi che ci dicono già cosa faranno in futuro, però pensare di investire oggi su una criptovaluta che in questo momento non ha nessun valore, nessuna utilità pratica, perché il progetto non sarà completato per molti anni a venire, mi lascia un pochino perplesso, soprattutto perché tutti sappiamo che il mondo delle criptovalute è molto dinamico, si sta parlando di introdurre delle legislazioni, dei limiti, non si sa ancora come si configurino perfettamente dal punto di vista della tassazione, ci sono troppe incognite e ancora non è nemmeno detto che gli stati non decidano di andarci con il pugno duro su Bitcoin facendo crollare tutto questo fenomeno. Quindi avere una roadmap così a lungo periodo non mi convince particolarmente. Un altro aspetto che mi ha fatto storcere il naso è che ho fatto qualche ricerca sui vari Reddit che si occupano di criptovalute e il sentiment, quindi l'opinione generale nei confronti di questo progetto è estremamente, estremamente negativa. Chiaramente se si va sul subreddit di Tron, Tron proprio, ci sono molti fan e tutti dicono che è molto bello, però già su Cryptocurrency, che è il gruppo generale, oppure su Bitcoin, che è il gruppo dedicato allo specifico Bitcoin, c'è moltissimo astio e moltissimo risentimento verso questo progetto. Ora, è verissimo che non bisogna mai farsi influenzare dalle pecore e seguire il gregge, però è altrettanto vero che in un mercato come questo non si può sottovalutare un trend negativo, di sentimento negativo appunto, come è quello che ho visto su Tron. Per tutti questi motivi, personalmente, ho scelto di starne alla larga. Da Zane di Turbolab.it è tutto, come sempre se il video ti è piaciuto ti chiedo di cliccare mi piace qui sotto, per me è molto importante, quindi grazie in anticipo se lo farai. Per ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video ricorda anche di cliccare sul grande pulsante rosso iscriviti che trovi sempre qui sotto e sulla piccola campanella che si trova di fianco. Al prossimo video, ciao!